Buonasera a tutti e benvenuti. E con noi Giordano Bruno Guerri. Un applauso. Un amico di questa comunità è Giordano Bruno Guerri e ritorna da noi dopo aver abbandonato l'incarico di assessore al dissolvimento dell'ovvio alla fine dell'agosto del 1997 a causa, come lui stesso ha dichiarato, di un eccesso di ceni ufficiali. A lui dobbiamo tante cose. A lui dobbiamo il monumento al cassonetto. A lui dobbiamo la risposta a Garibaldi dopo 137 anni. E soprattutto la notte bianca. Allora si chiamava Soveria Mannelli Orario Continuato, che in seguito poi prese piede in tutto il paese. Attualmente insegna storia contemporanea all'Università Guglielmo Marconi di Roma. Ha continuato nella sua girovaga vita. Ha tenuto corsi di storia contemporanea alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Salerno, di Madrid, di Ginevra, alla Columbia di New York, a Rio de Janeiro. Ha continuato a scrivere libri, approfondendo in modo particolare il trentennio fascista. Oggi, stasera, ci parlerà del futuro della cultura italiana, il tema dell'università d'estate di quest'anno. Nessuno, meglio di lui, poteva dare inizio alla nostra Summer School 2017. Lui che ha dedicato, e possiamo dirlo senza tema di smentita, la sua vita allo studio e all'approfondimento della storia del XX secolo. Ma prima di ascoltarlo, prenderà la parola il professore Mario Caligiuri, anche lui appassionato di storia e professore di pedagogia all'Università della Calabria, che ci dirà la sua versione del futuro della storia. Grazie e buona serata. Allora, dopo l'invenzione della notte bianca avvenuta nel 1997 e che adesso si celebra in tutto il paese, ma pochi sanno che è stata inventata qua da Giordano Bruno Guerri, assessore comunale al dissolvimento dell'ovvio, abbiamo inventato l'anno dopo l'università d'estate. Guardate, il primo tema che abbiamo affrontato era segreti e alchimie. E si è tenuto dal 26 al 29 agosto. Le relazioni sono state tenute da Franco Crispini, allora era il preside della facoltà di lettere e filosofia dell'Università della Calabria, purtroppo adesso non c'è più, che parlò di verità negate ed era anche il primo direttore dell'Università d'Estate. Poi il presidente emerito della Corte Costituzionale, Antonio Baldassarre, che parlò di Costituzione mancata. Poi Franco Frattini, allora presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attività dei servizi segreti, che parlò di un paese senza segreti, nuovi servizi per una nuova democrazia. Concluse Stefano Andreani, direttore editoriale di Mediterranea, che intervenne in sostituzione del direttore del palinsesto notturno della RAI, Gabriele Laporta, che parlò del fascino dell'alchimia. Come sapete, nel 1980 Umberto Eco pubblica Il nome della rosa. Scrive: l'anticristo può nascere dalla stessa pietà, dall'eccessivo amor di Dio o dalla verità, come l'eretico nasce dal santo e l'indemoniato dal veggente. E la verità si manifesta a tratti anche negli errori del mondo, così che dobbiamo decifrarne i segni anche laddove ci appaiono oscuri. Così il frate francescano Guglielmo da Baskerville si rivolge al novizio suo allievo Adso da Melk. Perché questo? Perché le coincidenze vanno sottolineate e ribadite. Chi ce lo doveva dire che quasi 20 anni dopo 19 anni che è stata inventata l'università d'estate, saremmo stati qui a ricordare e attualizzare Franco Crispini,
perché aveva parlato di verità negate. Oggi che parliamo di fake news, di post-verità, della menzogna che ha invaso il dibattito pubblico, della società della disinformazione permanente. E ricordare Antonio Baldassarre, che parlava di Costituzione mancata. Oggi che siamo in piena confusione istituzionale, con un referendum che è stato clamorosamente bocciato dagli elettori italiani e in un quadro di grande incertezza politica, sociale, economica, culturale. Franco Frattini, che parlava di servizi segreti nel 1998. Oggi, dopo l'attentato a Charlie Hebdo, i servizi sembrano quasi l'arma segreta della democrazia per estirpare il terrore. E tra l'altro parliamo di servizi proprio in questo luogo dove svolgeremo dal 7 al 9 di settembre la prima università sull'intelligence, l'università d'estate sull'intelligence del nostro paese. Saranno presenti importanti esponenti istituzionali. E poi Stefano Andreani, che intervenne, guarda caso, al posto di Gabriele Laporta. Noi, dietro di noi abbiamo la replica della porta alchemica, della porta magica del marchese La Palombara. La porta alchemica è stata definita da Mino Gabriele, professore di iconologia all'Università di Udine, il simbolo dell'alchimia occidentale. E avremo tra noi, non so quando, però sicuramente, Mino Gabriele a parlare della porta magica. E chi ce lo doveva dire che quest'anno l'edizione numero 13, che è un numero al quale mio padre aveva sempre ambito, sarebbe stata inaugurata da Giordano Bruno Guerri, indimenticabile, assessore al dissolvimento dell'ovvio nel 1997, l'inventore della notte bianca in Italia. E sarebbe stato con noi a parlare del futuro della storia, che sembra quasi un'inversione del senso comune. La storia non come passato, ma come futuro, che poi si abbina al titolo dell'edizione di quest'anno di Estera Assoveria, che è bianca come la notte, un'altra inversione eminente. Allora, cosa significa questo, cari amici, caro sindaco, caro Giordano? Che c'è l'intenzione di porre ancora al centro degli eventi la nostra comunità. Roberto Vecchioni cantava anni fa che c'erano più dubbi e meno anni, almeno quelli che abbiamo davanti. Però l'intenzione è sempre la stessa, di sperimentare ancora l'invenzione di un futuro, al di là di quello che disegna la sorte. Non a caso, le coincidenze sono sempre in agguato, abbiamo avviato l'edizione 2017 con le nostre manifestazioni con Domenico Dara, autore del breve trattato delle coincidenze, che ha presentato il suo ultimo libro, Appunti di meccanica celeste, dove sette personaggi in cerca d'autore di Pirandello discutono di fronte a questa alternativa perenne, se cioè il destino dell'uomo sia preordinato, ovvero sia nelle mani in qualche parte delle stesse persone. Quindi parliamo di storia come futuro e iniziamo a farlo con Giordano Bruno Guerri. Poi lo faremo venerdì 25 con Ciriaco De Mita, segretario della Democrazia Cristiana dall'82 all'89, e il lunedì 28 con Magdi Allam, con lo scrittore e giornalista Magdi Allam. Sono relatori che, ognuno a suo modo, politicamente scorretti, portatori di pensieri urticanti, comunque da ascoltare, poi si vede e sulle quali riflettere, ripetendo e ricordando che tutte le idee sono ospiti di passaggio. Non a caso, l'aforisma più celebre di Voltaire era quello che diceva: disapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di farlo. Questo richiama anche Jorge Luis Borges, la mente ospitale, e quindi richiama il motto straordinario
di Giordano Bruno Guerri, assessore comunale al dissolvimento dell'Ovvio. La mente va aperta tutta, come il paracadute. Dopo 20 anni ci ha ricordato che è sempre valido questo aspetto, però è difficile farlo con la mente degli altri. Giordano Bruno Guerri, a Giordano Bruno Guerri la nostra comunità deve tanto, il sindaco lo ha introdotto. Gli dobbiamo molto per le sue provocazioni, per le sue idee, per le sue suggestioni. Il nostro sindaco ha ripubblicato gli ormai introvabili bollettini di Guerri, che fu un'edizione speciale del 1998 della Casa Comune, il nostro bollettino di informazione civico. Lui ha fatto parlare i monumenti e i monumenti di Soveria parlano ancora con le sue scritte. Quello di Piazza Bonini, il monumento ai caduti, c'era la scritta che ricordava i nostri defunti, e poi lui aveva aggiunto: più purtroppo ce ne dimentichiamo. E poi la stele di Piazza dei Mille, quella dedicata a Garibaldi, il famoso telegramma: dite al mondo che alla testa dei miei bravi calabresi ho disarmato 12.000 soldati borbonici. E lui aveva aggiunto: glielo abbiamo detto, ma non interessa a nessuno. E ancora ci sono presenti, come anche la intitolazione del largo al poeta ignoto, la villetta vicino al bar Cardamone, con questa idea di fondo strepitosa. Cioè, cosa diceva Giordano? Diceva: gli italiani siamo un popolo di eroi, di navigatori, di trasmigratori, di santi, ma siamo soprattutto un popolo di poeti. Tutti noi scriviamo, però solo pochi hanno poi la fortuna di vedere conosciuto o pubblicato un proprio verso. A questa pletora di poeti sconosciuti abbiamo voluto intestare questo luogo e l'ha chiamato Largo al Poeta Ignoto, che poi si abbina in qualche modo al Largo ai Giovani per altre vicende. Allora, l'assessore temporaneo, assessore con una delega creativa, a Vittorio Sgarbi venne fatto notare che quando ha ricoperto il ruolo di sindaco di Salemi, nella definizione delle deleghe aveva richiamato, e anche nelle persone, quello che noi tanti anni prima avevamo già fatto. Quindi abbiamo segnato un punto che è stato avvertito dalle sensibilità culturali meno paludate del nostro paese. Con il sindaco Sirianni e gli altri amministratori abbiamo poco fa salutato al Palazzo Comunale Cimino Giordano Bruno Guerri, ripercorrendo quell'esperienza straordinaria, unica e irripetibile. Giordano Bruno Guerri è un grande storico del nostro paese, è un intellettuale di grande, straordinario valore. È stato direttore editoriale della Mondadori, direttore di Storia Illustrata, attualmente è il direttore del Vittoriale degli Italiani, la grande costruzione voluta da Gabriele D'Annunzio, che sotto la sua direzione, da luogo culturale sonnacchioso, è oggi un riferimento di punta a livello nazionale ed europeo, ed è un luogo che produce utili, confermando che con la cultura si crea sviluppo e si crea ricchezza. Giordano Bruno Guerri è autore di opere importanti, ha scritto e curato tanti testi, alcuni anche con uno pseudonimo. È stato, lo diceva il sindaco, ha approfondito molto il tema del fascismo, il tema della religiosità, il tema del brigantaggio, e poi Van Gogh e ultimamente anche D'Annunzio, e ha curato opere di Winston Churchill, i diari di Bottai, che sono i diari del fascismo più importanti dopo quelli di Ciano, e le confessioni di Patrizio Peci, il primo pentito che ha reso poi possibile la sconfitta delle BR. E poi ha curato i testi di Ida Magli, soprattutto per Una rivoluzione italiana, un libro profetico che ha anticipato quello che sta accadendo oggi con 20 anni d'anticipo. E questi libri, insieme con altri che si aggiungeranno tra poco, e fanno parte della sezione che poco fa abbiamo inaugurato nella biblioteca Michele Caligiuri
e che è dedicata a Giordano Bruno Guerri. L'Università d'Estate quindi si conferma sotto il segno del pensiero, ma anche della concretezza, costruendo presidi, simboli reali, stimoli autentici, per cui noi navighiamo sotto il segno del tempo, quindi della storia. E in questa edizione ci interrogheremo per capire quello che potrà esserci nel futuro del nostro paese, della nostra comunità. È la cosa più importante, perché il capire è sempre la premessa del fare. Per comprendere dove siamo diretti, dobbiamo capire da dove veniamo. Oggi, schiacciati sul presente di Google e di Sky, si vuole dare l'impressione che le indicazioni della storia siano in gran parte inutili. Noi la pensiamo in modo totalmente diverso, perché siamo convinti che lo storico, non lui, non è colui che sa, ma colui che cerca. Buona Università d'Estate con Giordano Bruno Guerri. Grazie al sindaco Sirianni e a Mario Caligiuri, vice sindaco, che mi hanno introdotto così bene, anche troppo. Io sono veramente felice di aver fatto l'assessore a Soveria Mannelli. Non è un modo di dire complimentoso e doveroso, perché per me è stata un'esperienza straordinaria, non cercata, casuale quasi, per me del tutto casuale. È Mario che l'ha voluto, un giorno mi chiama e mi dice: ma vuole fare, ci davamo di lei, professore, vuole fare l'assessore alla cultura? Mai l'assessore alla cultura, casomai appunto il dissolvimento dell'ovvio, che per me sono sinonimi. La cultura è pensare in un modo diverso da quello usuale, battendo strade nuove. Io accettai perché capii che questa fantasia di Mario Caligiuri mi apriva strade nuove. Lui si era presentato con quella frase che io amo moltissimo: la mente va aperta tutta come un paracadute. Cosa significa? Significa che se non si apre tutto, il paracadute non funziona, vum, vai giù. La stessa cosa per la mente. Quindi vidi la possibilità di inventare qualche cosa su un piano nel quale difficilmente il cittadino comune può intervenire, cioè il piano politico-amministrativo, prendere decisioni per il bene della cittadinanza, della comunità. E credo che abbiamo fatto bene in quel periodo, perché a parte le cose che hai detto, che hai ricordato, uno degli obiettivi era richiamare l'attenzione su Soveria Mannelli. E ne abbiamo richiamate, eravamo tutti i giorni sui giornali. Ti ricordi quando inaugurammo il monumento al Cassonetto, che era appunto una provocazione per dire: ma oh, vogliamo amare le cose belle e toglierci di torno le cose brutte? Quindi elevando un cassonetto bruttissimo, scassato da qualche parte, si richiamava l'attenzione. Ecco, quel giorno arrivarono qui tutti i telegiornali, tutte le testate, eccetera. Quello era uno scopo. L'altro scopo sul quale la cittadinanza ci ha seguiti in un modo veramente strepitoso è prendere delle iniziative innovative. Perché bisognava chiudere tutto la sera, tutte le sere, e non concedersi semel in anno, no? Licet insanire, una notte bianca. Non la chiamiamo notte bianca per un unico motivo: a parte che il titolo era già occupato da Dostoevskij, quindi era un po' impegnativo sostituirsi, è che a quell'epoca le mie notti erano tutte bianche, per cui mi sembrava banale farne un'altra. E allora venne fuori questo SMOC, Soveria Mannelli orario continuato, che fu un esperimento felicissimo. Io ricordo la gioia di voi, chi c'era, dei ragazzi di allora, quando arrivarono i giornali alle 3 del mattino. Una cosa fantastica, poter leggere di notte quella cosa inarrivabile che di solito si leggeva non prima delle 7. Insomma, segni di vita che poi si sono diffusi, e per cui
Sovria Mannelli, in questo senso, si può considerare una delle capitali d'Italia, almeno in questo senso. Molte altre cose buone sono state fatte, più importanti, ricordo l'informatizzazione, l'indice di occupazione altissimo, ma non voglio fare uno spot a favore dell'amministrazione, non è il mio ruolo. Sappiate che se fra 20 anni mi vorrete ancora fare qualche cosa del genere, sono pronto. Ma passando all'argomento di oggi, compito difficilissimo che mi è stato dato proprio da triplo salto mortale, il futuro della storia e della cultura. Io adesso, a differenza di 20 anni fa, sono un uomo con la testa sulle spalle, perché ho famiglia. La cosa più incredibile, la cosa più banale, dice questo stravagante, fa il dissolvimento dell'ovvio. Poi alla fine quello che conta sono i valori di base, i più semplici. 20 anni fa era una cosa, perché ero solo al mondo, potevo e dovevo pensare solo a me stesso. Adesso ho una moglie adorabile e 2 bambini, uno di 5 anni e uno di 10, che sono un segno strepitoso di ottimismo, ammetterete, perché non sono più un ragazzino. E quindi questo mi ha costretto a vedere la vita in una prospettiva nuova, pensando al futuro, al loro futuro, non tanto al mio quanto al loro, e a regolarmi di conseguenza in un modo più prudente, posato. Ma mi costringe anche a fare delle cose culturalmente nuove, perché i bisogni di un bambino sono diversi indubbiamente da quelli degli adulti. Uno di questi bisogni è conoscere i dinosauri. I bambini vogliono sapere tutto dei dinosauri. Chi di noi non si è appassionato a questo tema da piccolo e poi da grande, raccontandolo ai figli? Perché è una storia meravigliosa quella dei dinosauri. Queste bestie gigantesche, alcuni alti come 3 giraffe, pesanti come 15 elefanti, che però brucavano l'erba come pecorelle, buonissime, e venivano assaltati da questi mostri, i T-Rex, con 54 denti grossi, ognuno come banane, e che hanno dominato la Terra per 150 milioni di anni. Pensa, 150 milioni, riuscite a pensarci, 150 milioni di anni. Rispetto a 150 milioni di anni, la presenza dell'uomo sulla Terra è poco più di uno sbadiglio, la durata di uno sbadiglio. E che sono scomparsi 65 milioni di anni fa. Non si sa ancora bene perché, c'è la teoria delle meteorite, non dimostrata, e però sono scomparsi, li troviamo solo sottoterra e ancora ci affascinano. Ci affascinano perché sono un oggetto misterioso, ma ci affascinano anche perché pensiamo a come hanno potuto dominare il pianeta per tanto tempo e come l'hanno trasformato, perché l'hanno trasformato anche loro, mangiandosi l'un l'altro, eliminando certe specie, creandone altre, creando uno sviluppo, hanno determinato certamente un cambiamento nel clima, nella vegetazione, nella morfologia del pianeta, quindi nella vita. State tranquilli, non vi racconterò tutta la storia dell'umanità dai dinosauri. Oggi è solo un aggancio per dire che l'uomo, in queste poche migliaia di anni in cui agisce sulla Terra, ha cambiato molto più dei dinosauri. Perché? Perché noi siamo intelligenti.
non è solo il pollice opponibile o la posizione eretta, è l'intelligenza, la nostra caratteristica fondamentale, alla quale si unisce l'altra caratteristica, perché l'intelligenza da sola non basta, è la curiosità. La caratteristica dell'uomo è voler sapere, essere curiosi. Essere curiosi è anche un'attività rischiosa. E gli uomini che uscirono dalle caverne erano curiosi, volevano sapere cosa c'era fuori. Se fossero rimasti nelle caverne, probabilmente saremmo ancora lì. E invece questa curiosità ci ha spinto a uscire. Così come era una curiosità quella di uno dei più grandi geni della storia umana, che non sappiamo chi sia, i più grandi geni, noi non sappiamo chi siano stati. Quest'uomo qui, grandioso, pazzesco, un giorno ebbe un'idea. Era probabilmente un ominide così peloso, più piccolo di noi, che fece. Disse, ma ora io faccio un buchetto nella terra, ci metto questo seme, lo ricopro e vedo che succede. Ed è stato lì ad aspettare che succedeva. Il seme ha germogliato, è venuto fuori qualcosa che ha prodotto un frutto. E questo ha inventato l'agricoltura. Cioè ha cambiato in pochi anni il destino dell'umanità, che dalla caccia alla pastorizia è passata all'agricoltura, quindi è passata a una vita stabile, a un'organizzazione diversa, economica, sociale, eccetera, e ha trasformato il mondo. Pensavo a tutto questo, venendo qui, per questa chiacchierata sulla quale non mi sono preparato affatto, perché sarebbe brutto fare una conferenza, se considererei un dispetto nei vostri confronti, è una chiacchierata sulla quale poi vorrei scambiare delle idee con voi, e pensando appunto a 20 anni fa, come eravamo 20 anni fa, cosa facevamo, cosa sognavamo, cosa speravamo sul futuro, cosa immaginavamo sul futuro, chi saremmo stati nel 2017. Io ricordo, l'ha ricordato anche Mario, che l'anno prima avevo pubblicato con Ida Magli un libro che si chiamava Per una rivoluzione italiana. Un libro strepitoso, lo dico senza pudore, perché tanto il libro è di Ida Magli, io l'ho fatto solo da spalla, facendole le domande, raccogliendo il suo genio e traducendolo in termini semplici. Quel libro lì passò completamente inosservato. Pensate che i libri di Damagli avevano sempre molta attenzione dai giornali, i miei pure. Quel libro ebbe solo 2 recensioni, una sull'Espresso dove scriveva lei e una sul giornale dove scrivevo io. Recensioni di cortesia, cosiddette, dovute a un collega, a un collaboratore. Nessun altro se ne occupò. Perché era un libro che appariva delirante. Nel 96, e quindi anche nel 97, c'erano 3 sensazioni dominanti. Una è che era che la politica italiana si fosse assestata dopo il disastro di Tangentopoli, dopo l'arrivo, la cosiddetta discesa in campo di Berlusconi, c'erano dei normali sobbalzi, un governo veniva sostituito da un altro attraverso normali elezioni, qualche crisi politica, ma ci sembravamo avviati verso la normalità. L'altra sensazione comune, molto forte, era che l'Europa ci avrebbe portato enormi benefici.
vent'anni fa non si poteva parlare male dell'Europa. Se qualcuno si azzardava al minimo accenno anti-europeista, veniva guardato come uno zulù, un barbaro, un selvaggio, tonto, cretino, che stava minacciando un sogno, una speranza, una realtà meravigliosa che avrebbe risolto tutti i problemi degli europei, degli italiani, degli individui, eccetera. La terza sensazione comune in quel 1996-97 era che ci aspettava ancora un lungo periodo di pace, benessere e serenità. Non c'era accenno di guerre, non c'era accenno di crisi, non c'era nessuna minaccia vera, incombente, che gravava sul mondo. L'Unione Sovietica era caduta, si stava stabilizzando, la pace fioriva nel mondo. I Damagni, in questo libro, diceva tutt'altro. Diceva che il sistema politico italiano non poteva reggere, che comunque era afflitto da mali che adesso non vi sto a elencare, se no entriamo anche in tutto un altro tipo di dibattito. Annunciava tremende crisi politiche future, che poi si sono avverate. Scusate. Diceva che l'Europa era un'infamia, una cosa orribile che avrebbe distrutto i popoli, gli individui, che il futuro dell'euro avrebbe portato disastri inimmaginabili, che il trattato di Maastricht era una violenza sui popoli. Diceva in sostanza che i popoli sono come gli individui, cioè hanno un carattere, e che non si può cambiare il carattere di un popolo come non si può cambiare il carattere di un individuo con un trattato, che non si può imporre a un popolo un doppio dominio, perché l'Europa significa due governi, due parlamenti, due presidenti, due cose. Soprattutto non si può imporgli tutto questo senza consultarlo. Voi sapete benissimo che noi italiani non abbiamo mai potuto votare sull'Europa, perché la nostra Costituzione dice che non si può fare un referendum sui trattati internazionali. Per questo motivo non abbiamo mai potuto pronunciarci né sul concordato con la Chiesa, né sull'Unione Europea, perché sono trattati internazionali. Ora voi ditemi se la possibilità di tassare o non tassare la Chiesa, fare o non fare matrimonio civile, dargli valore, cioè, oppure se l'euro che abbiamo in tasca sono trattati internazionali per cui non toccano il cittadino non se ne deve occupare. È ovviamente una violenza. Per cui i Damagli vedeva questa grande crisi che l'Unione Europea, di cui non solo sarebbe stata vittima, ma che avrebbe provocato. L'altra grande visione, e vi risparmio tutte le altre sulla sanità, sulla scuola, sulla Costituzione, l'altra grande visione di Damagli fu l'Islam. Arrivavano le prime ondate migratorie, piccole ancora, c'erano segni di agitazione nel mondo musulmano, ma tutti consideravamo che fosse un normale sviluppo della società internazionale, che bisognasse accettare senza preoccuparsene,
Damà gli diceva: guardate che la cultura musulmana, poi so che viene qui Maghi Allan, ve lo ripeterà fino alla noia, perché lui è involontariamente un allievo di Damagli, più di me da questo punto di vista, la cultura islamica non solo è più arretrata della nostra, perché è ferma alle scritture. La caratteristica della cultura islamica è che è ferma alle scritture, cioè come l'Europa di 500 anni fa crede a un testo sacro che condiziona la vita civile. La Bibbia, 500 anni fa, era la legge fondamentale delle società civili. Nel mondo islamico il Corano è ancora la legge fondamentale della società civile. Quindi un abisso culturale ci separa. Ma non solo, c'è un altro abisso, che quella, essendo una religione forte, non soggetta minimamente al dubbio, dà ai suoi credenti una forza maggiore, enormemente maggiore della nostra, che abbiamo una religione fondata invece sul dubbio, sulla ricerca della verità, anche attraverso la teologia, è una ricerca continua. Quelli non ricercano niente, hanno già la verità, tanto che per questa verità sono disposti al sacrificio. Chi di noi farebbe il Ramadan? Oh, Ramadan, una cosa. Chi di noi farebbe le 5 preghiere al giorno inchinato verso la Mecca? Chi di noi sarebbe disposto a morire per la propria religione? Quindi sono indubbiamente più forti di noi, con una cultura più arretrata. Questo pericolo veniva segnalato come la possibilità di un'invasione culturale, prima ancora che politica e sociale e numerica. Allora, oggi ci rendiamo conto di tutto ciò. 20 anni fa, come vi ho detto, queste idee sembravano talmente strane, talmente pazzoidi, quasi fanatiche, da essere completamente ignorate, messe sotto il tappeto, sai, la polvere, qui c'è un po' di polvere, mettiamola sotto il tappeto. Il libro è stato ripubblicato un mese fa. Manca nella tua collezione edizione nuova, quello lo trovi in libreria. Bompiani, Trascabili Bompiani. Ah, eccolo lì, bellissimo. E cosa vuol dire questo? Che le idee, come quella della Notte Bianca, come quella dell'omino che scavò la buca per terra, se le pensi, le applichi, poi se sono buone, alla fine viene germoglio, producono qualche cosa. E questa è la grandezza dell'uomo, è quella curiosità che dicevamo, la curiosità ovviamente che poi richiede metodo, coraggio, applicazione, iniziativa, perché se no non fiorisce niente, come se non piovesse e non arrivasse il sole. E qui arriviamo al futuro. Qual è il futuro della nostra cultura? Qual è il futuro nostro? Mica ve lo dirò certamente io. Lo storico ovviamente non ha la palla di vetro, anche se una bella frase di Bloch dice che lo storico ha gli occhi sulla nuca per vedere davanti, cioè si impara dal passato per cercare di capire il presente e prevedere il futuro. Un bellissimo concetto che noi sintetizziamo più facilmente, più semplicemente, nell'espressione comune
la storia è maestra di vita. Sì, la storia è maestra di vita, ma insegna in una classe di asini, per cui alla fine noi non impariamo quasi niente dalla storia, e proprio perché la storia si ripete, altra frase ben nota, noi continuiamo a ripetere gli stessi errori senza imparare mai dalla storia. Se invece ci sforziamo di imparare, io sono ottimista sul nostro futuro, non a caso faccio figli. Ho fatto un figlio a 60 anni l'ultimo, ne avrei voluto fare anche un altro, ma mia moglie ha detto: ma senti, calmati un pochino, perché pensiamoci bene. Io sono ottimista perché credo nella grandezza dell'uomo. L'uomo proprio come specie, e credo nella grandezza soprattutto dell'individuo. L'individuo che è il bene più prezioso dell'uomo, cioè l'uomo come specie ha al suo vertice l'uno, l'essere, quella persona lì che siamo tutti noi separatamente. Noi siamo, ognuno di noi è un individuo con una propria vita intellettuale, proprie speranze, propri sogni, proprie esperienze, un proprio passato, propri desideri per il futuro. E questo ci dà una forza individuale appunto straordinaria, che messa in associazione, in un popolo, in una comunità, costituisce una forza enorme. E il popolo italiano è un grande popolo, possiamo dire quello che vogliamo, è che questo non funziona, è che a Roma c'è la Raggi che distrugge tutto, è che là sono corrotti, è che a Montecitorio fanno schifo, sarà tutto vero, tutto falso, tutto esagerato, ma noi come comunità siamo un grandissimo popolo, perché prima di tutto, e non faccio del nazionalismo, parlo proprio da storico, abbiamo una grandissima storia alle spalle. Tu dici: che vuol dire? Ci abbiamo una grande storia alle spalle, ma noi siamo dei coglioni. No, non si può essere coglioni avendo una grande storia alle spalle. La nostra grande storia significa prima di tutto che noi abbiamo assorbito nel DNA la bellezza. Noi italiani da secoli, da millenni ormai, abbiamo bellezza intorno a noi e ce l'abbiamo dentro, non possiamo che produrre bellezza, anche se poi facciamo schifezze, mettiamo i cassonetti nel punto sbagliato, prima o poi il cassonetto viene tolto. Guardate qua, io mi ricordo questo posto, non bello, è un bellissimo luogo adesso, dove noi stiamo creando in questo momento insieme qualche cosa che poi trasmetteremo raccontando altrove, seminando, germinando, appunto scavando la buchetta e aspettando che fiorisca. Noi siamo un grande popolo con grandi energie, e io l'ho visto, lo vedo forse perché lo cerco, certamente, è più facile vedere cercando, dice, ho trovato un fungo perché sono andato a cercarlo, i funghi non è che si trovano passeggiando normalmente, vado a cercare il fungo e trovo funghi, io cerco la bellezza, cerco il genio, cerco la creatività e la trovo, ne siamo pieni, ne siamo ricchissimi. Avete citato il Vittoriale. Il Vittoriale è una roba, è quest'uomo pazzesco, D'Annunzio, che ha lasciato un monumento di se stesso straordinario, che era lì abbandonato. È bastato lucidarlo, è bastato dargli una ripulita e dire: guardate che c'è questa cosa che può fare ancora molto per tutti noi. E zac, è rifiorita, è diventato un motore culturale, è diventato un centro di attrazione e di propulsione di idee. Ieri c'è stato un concerto incredibile,
con 2000 persone, erano 1500 posti, per fortuna i vigili del fuoco sono generosi, 250.000 visitatori a vedere la casa di un poeta ogni anno pagando 16 euro e iniziative continue che permettono veramente di trarre, creare economia dalla bellezza. Pensate se riuscissimo a gestire tutto ciò bene. E io credo che ci riusciremo. Abbiamo un ministro, io sono stato nominato da un ministro di destra, confermato da un ministro di destra, e adesso il terzo nome da un ministro di sinistra. Questo è un altro dei segnali che mi dà ben da sperare su questo paese. Ma un'altra cosa mi ha colpito. I nostri ragazzi e soprattutto quelli definiti cervelli in fuga, bollati con un marchio di infamia, con i cervelli in fuga, i ragazzi che dopo aver studiato in Italia se ne vanno a lavorare all'estero. Oh, ma che scemenza è, cervelli in fuga. Prima di tutto i cervelli non fuggono, i cervelli corrono verso una meta, non scappano, il cervello va avanti. E poi se ne vanno spesso perché non siamo in grado di offrirgli una sistemazione adatta ai loro studi, alle cose per le quali li abbiamo preparati. Cosa fa un ricercatore se non lo mette in grado di ricercare dandogli uno stipendio? Io l'anno scorso venni invitato a Montreal, Canada, per fare una conferenza delle lezioni all'università e il bravissimo direttore dell'Istituto Italiano di Cultura mi fece incontrare 40 giovani italiani che si erano trasferiti a Montreal. Non gli emigranti di una volta, da cui anche la Calabria è stata afflitta, l'emigrante analfabeta con la valigia di cartone che va a cercare il pane. Questi partono con una laurea, un master, un dottorato, una conoscenza perfetta di 3 lingue, a cercare lavoro, degno dei loro studi. E quasi sempre ce la fanno. Da lì è venuta l'idea di istituire il premio Genio Vagante. Perché? Perché questi ragazzi vanno all'estero e appunto spessissimo si affermano. Il primo genio vagante che abbiamo premiato in maggio a Montreal è un chimico di Reggio Emilia di 32 anni che qua da noi non riusciva ad applicare i suoi studi. Un giorno ha conosciuto una ragazza, peraltro ungherese, si sono sposati, hanno avuto una bambina, facevano la fame, hanno detto c'è una possibilità minima a Montreal e sono partiti. Oh, Montreal è una bella città, ma sapete che d'inverno arriva a meno 30 sotto zero? Sapete che vuol dire meno 30 sotto zero? Vuol dire che esiste una città sopra e una città sotto, d'inverno vivono sottoterra, sono tutte le strade sottoterra riscaldate perché sopra a meno 30 sotto zero non si resiste in vita più di mezz'ora, si muore se ci sta di più, per quanto tu sia coperto. E questo ragazzo qui ha fatto un corso all'università, ha preso delle iniziative. Beh, dopo un anno è stato adocchiato dalla più grande compagnia idroelettrica del Nord America, che serve anche gli Stati Uniti, e messo a capo della sezione ricerche
sulle pile rinnovabili, che sono l'energia del futuro. Le macchine un giorno andranno tutte con quelle batterie lì, i nostri telefonini li ricaricheremo una volta ogni 6 mesi, parlando quanto ci vuole, insomma è il futuro. Tu ragazzo qui è a capo di questo settore, io sono andato a trovarlo nel posto dove lavora, che è un grande, immenso edificio in campagna, bruttissimo, per la ricerca, e i suoi capi lo guardavano adoranti, gli hanno proposto di prendere un'altra laurea in ingegneria elettrica, lo vogliono promuovere, gli fanno punti d'oro. Ecco, ma questo è solo un caso. Questi ragazzi che sono sparsi in tutto il mondo, altro che se restituiscono all'Italia quello che gli abbiamo, che gli abbiamo dato, cioè una laurea, gli studi elementari, medi, liceo, eccetera. Questi restituiscono molto di più in prestigio, perché tutti i loro capi sanno che sono italiani, che hanno studiato in Italia, che sono made in Italy. Loro sono come i nostri artisti che durante il Rinascimento venivano chiamati in tutte le corti europee per affrescare, per costruire legni, per decorare, per portare il bello. Ecco, anche questi portano l'Italia. Ma mica si tratta solo dei ragazzi che vanno all'estero, quelli sono o i più disperati o i più intraprendenti. Abbiamo tutta una generazione di ragazzi brillanti che, nonostante i problemi della scuola italiana, abbiamo preparato bene, proprio perché noi abbiamo la cultura nel sangue, abbiamo la curiosità e la bellezza nel sangue. Anche i giovani che si fermano in Italia sono per la maggior parte bravi, e questa è la speranza del nostro futuro, il futuro della nostra cultura e del nostro popolo, che sarà bello, ve lo assicuro. Grazie. E soprattutto ha aperto una speranza ai pessimisti il discorso di Giordano. Io sono rimasto molto molto impressionato positivamente, sono contento di essere qui stasera e di aver ascoltato questa cosa, perché negli ultimi tempi mi sono reso conto che ho una vena un po' buia, un po' pessimistica, e mi sa che Giordano questa sera ha acceso una fiammella. Se c'è qualcuno di voi che vuole fare qualche domanda, siamo ben felici di ascoltare. Pronto? Allora, domande non ne ho, però mi è venuta un'idea. Visto che si parla sempre di cultura, che questo è un posto dove si fa cultura da tempo, e che autorevoli personaggi sono venuti a Soveria per parlarne e discuterne, lei come diceva che la cultura può studiare dal passato, però non può prevedere il futuro. Però guardando con gli occhi di dietro, poi si guarda con quelli davanti, quindi con la conoscenza si può guardare anche al futuro. Io, se fosse al posto di Mario, organizzerei con tutte le autorevoli personalità che ci sono state una prova per vedere come si immagina questo futuro, e fare una capsula del tempo, cioè interrarla e magari tirarla fuori tra 20 anni per vedere cosa pensavamo noi del futuro. Questo secondo me sarebbe una cosa simpatica e bella. In America lo fanno, proviamo a farla pure a Soveria. A me sembra una bellissima idea, è una sfida, una scommessa, anche un appuntamento che ci permetterà di essere qui di nuovo fra 20 anni e di divertirci. Io, Mario, sindaco, lo farei. Piantiamo qua, possiamo piantare qua, fare un buco qua. Una bella capsula dove non solo gli amici che sono venuti e che verranno, i vari Sgarbi, Busi, tutte le intelligenze che hanno attraversato Soveria Mannelli, ma anche voi che qui, le vostre intelligenze che siete qui, dite i vostri pensieri su come saremo fra 20 anni. Io credo che non ne azzeccheremo una,
perché il destino, la storia dell'uomo è fatta di tanti fenomeni imprevedibili e assolutamente inconciliabili. Chi avrebbe detto appena qualche anno fa che oggi siamo sulla crisi di una guerra gravissima perché in Corea c'è un signore pazzo e negli Stati Uniti c'è un signore che sta dando segni preoccupanti di disturbi. Guardate che quella situazione lì è molto pericolosa. Noi siamo qui, che noi siamo tanto quello sta in Corea, quell'altro sta negli Stati Uniti, sta a Washington, ma noi potremmo da un momento all'altro a prendere il telefonino e sapere che stanno bombardando la Corea o che quell'altro sta lanciando dei missili verso San Francisco. Ma di più, l'imponderabile, che io credo, senza vedere queste situazioni drammatiche, anche vediamole in senso ottimistico, non cadranno le bombe sulla Corea, speriamo, ma cosa farà la tecnologia? La tecnologia ci apre degli scenari veramente inimmaginabili, o meglio, che alcuni già immaginano e che cambieranno completamente le nostre vite. 20 anni fa, chi avrebbe detto che avremmo guardato tutti un oggetto? Ci avevamo già tutti il telefonino, o quasi tutti. Vi ricordate? Ci avevamo quei Motorola, ci avevamo quei Nokia, tutti neri, con quei tastoni dove facevamo, ma telefonavamo. Alcuni più avanzati avevano già la messaggeria, che era nata da pochissimo, ma che si potesse fotografare, filmare, registrare, far di conti, i social, sapere qualsiasi cosa su qualunque cosa in qualsiasi momento. Ecco, pensate fra 20 anni, perché questi sono fenomeni che vanno sempre più veloci, non rallentano mai. Gli sviluppi sono ancora veramente enormi. Ce li avremo probabilmente in un microchip, tutto questo da qualche parte, cui senza neanche più l'oggetto potremo fare tutto questo con dei cambiamenti. Insomma, facciamolo questo gioco, io ci sto. Lo organizzi per l'estate prossima? Deleghiamo proprio a Santino, perché mi sono sicuro di questo. No, okay. Altra domanda? Stanno in prossimo. Buonasera, io sono Adolfo Adamo e devo ringraziare il professore Caligiuri, ovviamente il dottor Siriani e il professor Giordano Bruno Guerri. È difficile in realtà fare una domanda, perché sia dalla presentazione di Mario, in realtà io ho rivisto infatti un film della presentazione che faceva appunto del suo lavoro, del suo operato, sia professionale ma anche come storico. È come se avessi visto un film della mia esistenza, perché ovviamente avendo superato i 50 anni ho visto belle situazioni da un punto di vista nazionale, da un punto di vista politico, storico e quant'altro. Quindi facendo leva sulle sue considerazioni a proposito del futuro, anche io penso e voglio credere in un futuro, ma non migliore, perché ho fiducia dell'uomo, ma La domanda che mi faccio puntualmente è un po' come se dovessi citare, ecco, cambiare Tancredi nel Gattopardo, cambiare tutto per non cambiare nulla, andare avanti. Il nostro comportamento nel corso degli anni, appunto in riferimento alla storia, alle persone che hanno vissuto prima di noi, ovviamente all'esempio, al testimone che ci hanno rilasciato
La suggestione che vivo è questa, cioè che contributo possiamo dare e che rapporto l'uomo ha con il tradimento, vale a dire abbiamo tradito o siamo stati traditi, cioè se ancora oggi riusciamo a reagire, ma veramente con tanta fatica, come dobbiamo comportarci? Il problema è vero, è culturale e c'è un impegno, tutti quanti noi nella nostra vita cerchiamo di dare il nostro contributo, però una crisi imperante è innegabile. Come si reagisce a questo? Il buon proposito serve, è in base a quello che è accaduto prima di noi. Ecco, il tema del tradimento mi interessava, cioè cercare di capire e avere una risposta da voi. Se per quello, per come il nostro comportamento quotidiano, se tradiamo siamo stati traditi, da un punto di vista così concettuale. Se si parla ancora di questi problemi ancora oggi. Beh, siamo stati traditi e tradiamo, non è che c'è una parte buona che fa il male e l'altra parte che subisce. Cioè la classe governante è l'espressione di un popolo, può essere un po' peggio o un po' meglio, però io non mi azzarderei a dire che noi siamo tutti buoni e combinazione chissà perché chi ci governa sono tutti cattivi, quindi io non parlerei comunque di tradimento, perché parlerei piuttosto di fallimento di un progetto che non è ancora del tutto un fallimento. In base a quello che ho detto prima, io sono ottimista, la nazione tutto sommato reagisce ai mali che l'affliggono, che sono questo momento cosiddetto populismo. Il populismo è insieme il male e la medicina di un fenomeno di disagio sociale, di crisi della democrazia e di ricerca di un'altra formula di democrazia. Per cui io, più che parlare di tradimento, continuerei a parlare di individui e di comportamento degli individui. Se ognuno di noi dà il meglio, anche io non voglio fare il santo politico, niente di più lontano da me, o l'umanista indefesso, per dare il meglio di sé, non dico per la comunità, anche se ognuno dà il meglio di sé per se stesso nella propria vita, alla fine giova la comunità, perché uno che sta bene, che si realizza, per forza, se non è un criminale naturalmente, giova alla comunità. Se ognuno di noi riesce a fare il meglio nel proprio lavoro, nella propria vita familiare, nella propria serenità, alla fine viene fuori un bene collettivo ed è questo cui dobbiamo aspirare. Grazie. Enzo, mi pare che tu volevi parlare. Ti pareva proprio che volevo, vabbè. Beh, buonasera. Guardi, professore, proprio ieri sera ero, dopo aver discusso con Mario, perché quotidianamente scambiamo dei messaggi notturni su alcune note di ricerca, ho il piacere di collaborare ormai da diversi anni con lui, parlavo con un collega a Rio de Janeiro, trasferito da circa 4-5 anni, e mi manda un bid, dice: senti, ho trovato una cosa che ti può interessare. Dico: ma Rio de Janeiro non è proprio dietro l'angolo. Fa: no, non è a Rio, sta a Dallas. Beh, parliamoci un attimo, manda immediatamente la carta, manda immediatamente il pacco di documenti, e vedo che fondamentalmente, sì, la figura
combacia, gli studi combaciano, chiedo ma che cosa cercano? E cercano qualcuno che ne sappia. Dico, saranno soltanto a Dallas 10-12 milioni di persone in Texas e non trovano qualcuno lì? Cioè no, vogliono qualcuno che abbia una vena europea. Vogliono qualcuno che abbia una vena del vecchio continente, perché chi viene dal vecchio continente ha una dose di cultura, una dose di sapere, una dose di curiosità e storia superiore a qualsiasi statunitense, a qualsiasi americano sul posto, indipendentemente dalla materia. È venuta una nota di indolenza, perché in questo momento sto combattendo con l'ANVUR per le abilitazioni. E il giorno non piace un articolo, un giorno una rivista non è scientifica di classifica A piuttosto che di classifica B, e un giorno il riferimento di studio non è quello proprio del segmento universitario previsto tra le varie 12 o 15 suddivisioni della stessa materia per la quale hai studiato 20 anni. E allora dici, ma quasi quasi ho 38 anni, lo faccio sto passo? Ne sto discutendo anche in questi giorni con Mario tanto ormai. Stasera lei mi ha dato un calcio al sedere. E quasi dovrei anche ringraziare, voglio dire, dall'alto di questo. Appena ho saputo c'era lei come primo giorno, ho mandato un messaggio proprio ieri, ha detto Mario, vengo, voglio conoscerlo. Che la seguivo sulla storia del fascismo nei miei tempi del liceo classico. E ho detto, voglio venire, voglio capire ancora se c'è qualcosa da poter prendere, da poter succhiare quel midollo della vita, no? Di Whitman. Bene, stasera la ringrazio, non le faccio la domanda. È un ringraziamento perché inevitabilmente, poi il carattere dei quanti, la teoria dei quanti che si rincorrono e si ritrovano dalla fisica all'umanesimo, si ritrovano dalla fisica alla letteratura. Lei mi ha dato la forza di poterci credere ancora, che c'è una barriera che può essere oltrepassata anche se non hai più i 32 anni della sua conoscenza del chimico spostato a Montreal, ma c'è ancora la possibilità di dire forse ho qualcosa ancora da poter dare senza dover combattere quotidianamente contro dei muri di gomma sui quali si rimbalza. Ma dai quali inevitabilmente, sa professore, non c'è più voglia di tornare indietro a un certo punto, perché qualsiasi cosa c'è, sembra più bassa, sembra, sto dicendo qualcosa magari di duro, di cattivo per chi non vuole fare queste cose, però inevitabilmente ogni volta che ho provato a spostare il livello e l'asticella più in basso, mi è sembrato di sacrificare e di buttare nel dimenticatoio o in cantina tutta una serie di sacrifici o di accettazione di determinate condizioni che mi hanno però permesso di continuare a costruire. Allora oggi quella asticella non la torniamo più in basso, non la spostiamo più in basso, la continuiamo a mantenere anche bella alta. E forse era il caso che ci fosse anche qualche altro collega qua intorno a sentire questa mia dichiarazione. Che accompagniamo qualche giorno fa con un pensiero condiviso con alcuni colleghi, dicendo se vado via distruggo tutto quello che ho fatto, e invece non solo non distruggerò nulla, lo lascerò a memoria indelebile, per dire che si può e si deve probabilmente, e lo si deve a chi qua, come Mario e come tanti altri professori che ho avuto il piacere di attraversare nel mio iter, hanno fatto in maniera di darmi qualcosa. Ah, probabilmente anche a loro devo questa mia necessaria volontà di mantenere una asticella alta. La ringrazio per questo. Lei non deve ringraziare me, ringrazi se stesso. È lei il seme, è questo paese è il terreno. Io ho buttato una goccia, ma lei sarebbe fiorito lo stesso, come fioriranno quelli che invece decideranno di rimanere qui.
purché l'articella rimanga alta, quello che dicevo prima, essere contenti di sé e dare il meglio. Quindi dopo ci stringiamo la mano, ci abbracciamo e ci scambiamo gli indirizzi, ma sono io che ringrazio lei per aver colto perfettamente quello che volevo dire. Buonasera, mi ha già risposto, perché tutto partiva da aver perso mia madre prima e poi mio padre, e pensavo di aver perso completamente dietro di me il mio passato, perché non c'erano più i miei genitori, adesso sono solo io con il futuro davanti. In realtà il futuro della storia sono io oggi, sono i miei figli domani, e ritengo che il passato che io pensavo di aver perso non lo è, non è accaduto affatto. Prova ne è stata in questi giorni quando mi chiedono chi sono, perché la prima domanda è chi ne sei. Chi ne sei? Sono Carlo, ma a chi ne appartieni? La domanda a chi ne appartieni è tutto il futuro della storia che io mi porto avanti e che deve appunto costruire, credo, nella mia intenzione, un momento migliore mio e soprattutto poi in quella che è il mio prolungamento, che sono i miei figli, che è un futuro di una storia che è iniziata moltissimi anni fa, da quello che ricordo io, ma ancora prima, se facciamo una ricerca genealogica. Non posso che essere d'accordo, non c'è niente da rispondere. Forse tu, Mario, puoi dire qualcosa. Farti una domanda, perché ho ascoltato qualche sera fa una intervista ad Indro Montanelli. Indro Montanelli diceva, alla domanda sul futuro dell'Italia, dice: io per l'Italia non vedo futuro, però per gli italiani vedo un futuro splendido. Tu cosa ne pensi? Allora, per gli italiani vedo un futuro splendido, l'ho già detto, sarà più o meno splendido, con dei chiari e degli scuri. L'Italia, l'Italia potrebbe non esistere più fra non molto. Ci sembra strano, ci sembra inconcepibile, ma è caduto l'impero romano, è caduto l'impero di Carlo Magno, è caduta l'Unione Sovietica. L'Italia c'ha poco più di 150 anni, potrebbe non esserci più fra 50, potrebbe essere un'altra cosa, un fenomeno storico normale. Sembra assurdo, anche a me, la prima volta che ho avuto questo pensiero, molti anni fa, sembrava una cosa assurda, perché ci siamo nati dentro, ci viviamo dentro, è come dire a un pulcino che non esiste l'uovo, o che l'uovo non esisterà più. Però oggettivamente l'Italia è un fenomeno transeunte, cioè che ha un inizio e che inevitabilmente avrà una fine. Niente è eterno nella storia, se non i bisogni essenziali dell'uomo, il cibo, la sessualità, il sonno, eccetera. Noi siamo una creazione della storia e saremo figli della storia che ci porterà chissà dove. Potrebbe essere che l'Unione Europea miracolosamente funziona, e se l'Unione Europea funziona, e la sua scelta finale, il suo obiettivo finale sarà annullare gli stati nazionali. Tutto si muove in quella direzione, cioè una diminuzione non solo del potere degli stati nazionali, che voi sapete bene che 9 leggi su 10 del Parlamento italiano, questo Parlamento che si sembra che si indaffari tanto, in realtà si indaffara tanto, 9 leggi su 10 cominciano così: su direttiva dell'Unione Europea decretiamo la, quindi che decretiamo su direttiva dell'Unione Europea. Così come l'Europa tende ad annullare diversità. Le leggi
che vengono promulgate in questo modo, anche se buone, hanno una quantità di assurdo indicibile, perché quando l'Unione Europea appunto suggerisce di fare una legge in tutti gli stati sulle molestie sessuali, è una buona cosa, per Bacco è una buona cosa, perché le molestie sessuali sono brutte, ma il concetto di molestia sessuale è diversissimo in Sicilia e in Finlandia o in Svezia, sono proprio due cose abissalmente diverse, per cui devono essere. In definitiva, l'Italia potrebbe scomparire perché viene assorbita dall'Unione Europea, che diventa effettivamente un unico grande Stato dove esistono solo gli italiani abbarbicati qua. L'Italia potrebbe anche scomparire invece per frantumazione. La Padania, ricordate la Padania? Adesso non se ne parla più, ma io ci vivo in Padania. Lì hanno veramente voglia di dire: ragazzi, noi siamo ricchi, noi siamo bravi, noi siamo legati all'Europa, che ci facciamo con i siciliani che non sono come noi? L'altro giorno uno mi faceva un discorso, questo è un leghista che... Che bestia è questo? Mi faceva un discorso, diceva: il Vittoriale c'ha 43 dipendenti, 250.000 visitatori e guadagna tot mila euro l'anno. La casa di Pirandello, che sta ad Agrigento, ed è grande più o meno come questo palazzo, c'ha 64 custodi, 64 custodi, 43 custodi al Vittoriale, 43 dipendenti al Vittoriale per 10 ettari e 250.000 visitatori, di là 64 dipendenti per una casa e un orto e 40.000 visitatori. E dice: sì, vabbè, che vuoi da me? Gli dico: questo è la regione Sicilia, risolve il problema della disoccupazione così, assumendo persone che per non fare niente. E allora questo appunto ha cominciato. Ma noi qui in Lombardia paghiamo le tasse anche per... Insomma, per dire, l'Italia, tornando al discorso che facevamo, l'Italia potrebbe scomparire anche per disgregazione, perché di fronte a una crisi economica grave, a un dissolvimento dell'Europa che in qualche modo ci tiene anche insieme, potrebbero rinascere movimenti separatisti forti. Gli stessi siciliani, che adesso ho preso l'esempio, se c'è qualcuno qua mi mena, io adoro la Sicilia ovviamente, si vogliono staccare, mo c'è un movimento separatista siciliano fortissimo, per cui questa potrebbe essere un'altra possibilità di dissoluzione dell'Italia, che, ahimè, io lo dico con la morte nel cuore, ma essendo sicuro che questo accadrà, un giorno non ci sarà più, speriamo sia fra mille anni, potrebbe essere però anche fra 100. Per fortuna non credo nell'arco delle nostre vite. Moriremo italiani. Io vorrei... Grazie. Buonasera a tutti, il mio nome è Mario, Maruca, sono calabrese. Faccio l'attore. Grazie.
Dunque, ho sentito molti interventi che non proponevano delle domande sul tema della serata, non si è uscito un po' fuori, e quindi vorrei anche approfittare per mettere a disposizione invece delle vostre idee, delle vostre meravigliose menti, quello che sto cercando di realizzare riguarda certamente la bellezza, perché parlo della bellezza della lingua. La bellezza della lingua italiana. Anche questa dovrebbe essere, secondo me, dovrebbe eliminare tutte queste appartenenze diverse che ci sono sui diversi territori. Noi calabresi, per esempio, ne abbiamo qualcuna, no? Come questa qua, che conosciamo tutti quanti, per esempio. Queste diverse cose mi hanno portato da attore a brevettare, e ne parlavo con Mario qualche sera fa, un sistema che metterebbe in Italia, portandoci all'origine del suono della parola, cioè eliminerebbe proprio il gap che c'è tra nord e sud. Sarebbe una cosa interessantissima, mi è venuta un'idea, l'ho brevettata e mi è stato dato il brevetto. Ora, da questo brevetto ne ho realizzato anche un'app che va sul cellulare, che ti consente in brevissimo tempo di eliminare tutte queste accenti errati che ci sono in tutta Italia, non riguarda solo la Calabria, c'è proprio la diversità di suoni. Per esempio a Roma dicono danza quando si dice danza, e per esempio al nord usano le vocali solo chiuse e noi soltanto quelle aperte. Con questo sistema nuovo, in pochissimo tempo, perché si parla di 4 ore di studio su questa attività e un utilizzo del cellulare, ti consentirebbe in 3 mesi di eliminare completamente tutte questi suoni e queste diversità di suoni che ci sono in tutta Italia. Questa sarebbe una grande cosa, meravigliosa, è una bella conservazione, credo, spero sempre che l'italiano continui a vivere, almeno la lingua, poi che ci separiamo in gruppetti tra amici, boh, non lo so, vedremo, ma intanto che conserviamo la nostra lingua. Mi chiedevo, una cosa del genere, perché io ci lavoro con tanta passione, tanto desiderio di vedere, proprio, cioè, la nostra lingua riconosciuta, perché sembra essere una delle poche lingue che ha soltanto è italiano, punto, non è l'inglese anglosassone, l'inglese americano, no, l'italiano è italiano e ha dei suoni precisi, specifici, che sono esclusivamente quelli, non possono essere modificati. L'appartenenza alle nostre terre sono le cadenze, sono flessioni dialettali, ma non riguardano la lingua italiana. Allora, avere in tutta Italia un sistema che ti consente di parlare correttamente la lingua italiana, che si chiama dizione poi alla fine, in un modo così semplice, perché è veramente semplice. Vedo delle perplessità. Davvero? La lingua italiana è la lingua dantesca, mi scusi. Sì. Lei sta parlando di un'influenza fonetica che non ha niente a che fare. No, fonetica. Io parlo della fonetica. No, lingua italiana. L'italiano è la lingua dante in po'. Esatto, ma no, grammatica. L'Italia di una identità del popolo attraverso la lingua. Esatto. Ecco, quindi una ricerca di identità anche attraverso la lingua. Fonetica. Ecco, sì, parlo solo della fonetica. Sì, parlo solo della fonetica, di questo. No, non la grammatica, assolutamente. No, solo della fonetica. Infatti la fonetica della lingua italiana è semplice, anziché 5 vocali 7, anziché un solo suono della S e della Z, 2 suoni della S e della Z che si chiamano aspre e dolci. Semplicissimo. Dal tema, assolutamente. Ma infatti è quello sono partito proprio da questo, cioè dicendo, visto gli interventi che ci sono stati, queste differenze di interventi, chissà che non questa sera da qui nasce invece una spinta che mi fa ragionare, su questo stavo riflettendo, che mi faccia ragionare, che mi faccia riflettere su quello che può essere la continuità di questo mio lavoro, su questa ricerca. Per esempio, giusto per
Schiller e concludo. Chiedo scusa se sono uscito fuori dal tema, ma ero partito proprio da questa concezione. Mi chiedevo, siccome molti studi riportano a dei dizionari fonetici di valori pari a 800.000 parole, io lavorandoci sono arrivato a 1.200.000 parole. Cioè, lavorando proprio la fonetica del suono della lingua italiana. Quindi è stato interessantissimo vedere quanto invece c'è da scoprire e mi rendo conto che ce ne sarebbero ancora altre da lavorare, ma che ovviamente non farò e cercherò di limitare il lavoro perché altrimenti non ne esco più. Concludo quindi chiedendo come si può fare, che cosa si può fare per lanciare, io che sono calabrese, quindi i calabresi per regole della fonetica siamo un po' in difetto rispetto a quelli del nord, ma solo perché è la grammatica della fonetica che lo dice, perché l'accento cade su una sola vocale e noi utilizziamo per le nostre culture, per la nostra storia, alcuni tipi di suoni e non altri, a differenza del nord, e quindi abbiamo eppure io che sono calabrese sono arrivato a fare questa ricerca e questo lavoro e creare ora questa app da installare sul cellulare che ti consentirà di avere dei suoni diversi, dei suoni corretti della dizione della lingua italiana. Che cosa posso fare in più per cercare, cioè pensiamo quanto potrebbe essere bello i bambini che sono delle spugne, avere dei bambini o dei ragazzi che partendo dalla Calabria, sappiamo bene che vanno alle università fuori e poi si devono confrontare anche con l'esterno, si devono confrontare anche con gli stessi universitari con un linguaggio diverso, e almeno per la mia esperienza è stato un po' difficoltoso all'inizio, probabilmente perché facevo teatro e quindi avere un linguaggio non proprio pulito ma un linguaggio un po' influenzato dai nostri dialetti, questo mi ha compromesso un po', tra virgolette, un po' il lavoro che stavo facendo da attore. Potrebbe essere interessante avere qualche informazione, andare in questa direzione, cercare questo, non solo dal punto di vista attoriale, non solo per noi attori, ma anche per tutto il resto delle comunità. Grazie. Allora, la domanda, stranamente, è in tema, per una ragione semplice che non abbiamo detto, e cioè Giordano Bruno Guerri è stato anche il presidente della Fondazione Ugo Bordoni, che si occupa, guarda caso, di cosa? Di lingua italiana. Sì, ma a parte questo, a me il tema interessa enormemente, anzi io scaricherò subito la sua app, poi mi dice come, perché prima di tutto i popoli, abbiamo parlato di popolo, di identità, i popoli si caratterizzano sostanzialmente per tre cose, identità, di storia, di religione e di lingua. Sono le tre componenti fondamentali. Quindi noi sì, abbiamo l'italiano di Dante. Io oltretutto ho avuto la fortuna di nascere niente meno che a Siena, che la Crusca decise nel 500 che gli accenti tonici giusti sono quelli di Siena, per cui senza nessun merito da parte mia ho assorbito dai miei genitori il modo giusto, i miei genitori semi-analfabeti, attenzione, il modo giusto di pronunciare le parole. E io soffro moltissimo per il problema che lei dice, che è un problema di disunione nazionale e anche di storpiamento delle parole. Io adesso so che questo tema sicuramente offende qualcuno, perché si finisce per offendere su queste cose. Però io conosco delle famiglie dove ti dicono a fine pranzo: vuoi una pesca? Vuoi una pesca? Che ci faccio con una pesca? Vado a prendere dei pesci con una pesca?
Ecco, se gli dici così, questi dicono: ma vai al diavolo, d'altro che pesca, ti do un calcio nel sedere. È una pesca. La pesca e la pesca. La pesca e la pesca. Questo lei vuol dire, naturalmente. Oh, è un problema, però, diciamocelo francamente, che interessa a me e lei e pochi altri, perché uno vive benissimo, ti dice: sei a tavola, ti do una pesca, se sei sul molo andiamo a pesca, si capisce nello stesso modo. Però sarebbe bello che effettivamente non ci fossero queste cose, così come io sento in certe regioni, dice: guarda che bel bosco, si aprendo tutta la bosca, mentre in altre regioni il bosco, cioè il bosco, è il bosco. Invece queste cose clamorose che avvengono, o aprendo la bocca come una balena per dire la O, o stringendola al culo di collino così per dire la stessa parola, sono tremende anche esteticamente. Per cui certo, io credo che la fonetica dovrebbe essere insegnata a scuola. Non, è un argomento atrocemente ignorato dalla stessa didattica, per cui se a un insegnante a scuola, all'università, non lo frustano perché sbaglia un accento tonico, e quello trasmetterà per forza di cose. Io conosco dei bravissimi insegnanti, i miei figli, per citarli ancora, che già mi mancano, sono due ore che non li vedo, adesso mi ci portate. I miei figli hanno, nella loro breve vita, hanno già vissuto in tre regioni diverse, la Lazio, il Veneto e la Lombardia, e ovunque, in tutte e tre le regioni, hanno avuto degli insegnanti che dicevano delle cose in un modo regionale, diciamo. E quindi, anche se fossi, io sono toscano, anche se avessero studiato in Toscana, avrebbero tragicamente sentito parlare in un modo sbagliato, perché noi a Siena, contrariamente a quello che si crede, la C la diciamo, come la K addirittura, durissima, Coca-Cola! Voglio una Coca-Cola! Ma a Firenze non c'è dubbio che io voglio una Ha-Hola, una Ha-Hola. Quindi, pure se ne si sbagliano tantissimo. Insomma, io mi eccito su questi argomenti, ma che non credo siano appassionanti per i più, perché si vive benissimo senza, ripeto, però sono una ciliegina che rende più buona la torta. Per cui la ringrazio, scaricherò l'app e ogni volta che mi diranno: vuoi una pesca? Io dico: beccati questa app. Grazie. Professor Guerri, mi perdoni. Io sugli accenti, di come si mettono per dire, con la cacofonia calabrese di cui si è discusso da una vita, praticamente si fanno anche le gag sul. Però io noto una cosa, che vent'anni fa, quando si intervistava qualche calabrese, si sentiva tutto l'accento calabrese. Adesso io vedo invece che in televisione spesso intervistano dei calabresi e sta cosa sta scomparendo da sola, al di là del fatto di doverla insegnare a scuola. Io la sento sempre di meno, questo accento qua. Beh, sì, questa è una cosa buona, certamente, che è dovuta molto anche sempre alla televisione, che dove si dovrebbe parlare un italiano perfetto. Purtroppo spesso si parla in romanesco, cioè c'è una moltiplicazione di doppie incredibili, è tutto una doppia B, non c'è più la B semplice, eccetera. Però effettivamente questo, perché ho il faro puntato negli occhi? È diventato un interrogatorio feroce questo e non vedo più niente. Sì, sta migliorando la situazione, però non abbastanza, e io voglio dire, questa cosa è più importante di quello che si pensa. Tornando ad D'Annunzio, permettete di centrarmi di nuovo il buon Gabriele. Lui ha 11 anni,
suo padre capì di avere un figlio geniale. In qualche modo ebbe la grandezza di intuirlo. Lo prese da Pescara, che allora non era una città grande, una provincia, era un paesino d'Annunzio, poi la fece diventare provincia, e lo spedì nella migliore scuola italiana, che era il Collegio Cicognini di Prato, dove andavano i principi, i rampolli delle più grandi dinastie borghesi, eccetera. Il ragazzo arrivò lì e quando il professore gli chiese di declinare, come facevano i professori una volta, rosa rose, lui disse rosa rose, e tutti questi si misero a ridere come pazzi, perché rosa rose è tipico dell'Abruzzo, come è tipico della Puglia, eccetera. D'Annunzio, il piccolo Gabriele, 11 anni, che già allora sapeva di essere D'Annunzio, si vergognò a tal punto che decise che da quel momento la sua pronuncia sarebbe stata perfetta. Studiò, pur non avendo la sua app a disposizione, e da pochi mesi dopo aveva una pronuncia italiana perfetta. Ecco, io credo che se lui avesse continuato a dire rosa rose, non so se avremmo avuto D'Annunzio, perché non si scrivono grandi poesie sbagliando i toni. Nessuno più osa parlare, dice, adesso dico una parola sbagliata, mi mangiano. Infatti ho aspettato. Allora, ringraziamo Giordano Bruno Guerri per questa bellissima introduzione della 13ª edizione dell'Università d'Estate. Il nostro sindaco Sirianni, che ha introdotto la manifestazione nel migliore dei modi e l'ha organizzata, chi è intervenuto per animare il dibattito e tutti voi che con la vostra presenza avete reso importante questa giornata. Tanti auguri.